motivazione nei momenti difficili la trovo guardando avanti e avendo ben chiaro quello che voglio fare, quello che voglio essere. Sicuramente in quei momenti è tanto difficile, perché magari parlo anche solo degli allenamenti, ci sono delle mattine in cui suona la sveglia e tu vorresti spegnerla, continuare a dormire, o ci sono allenamenti che non vanno bene, che magari ti demotivano un po'. Però secondo me, avendo chiaro l'obiettivo, tutti questi momenti bui passano in secondo piano e riesci comunque ad arrivare dove ti sei prefissato. Rappresentare il mio paese ai Giochi Paralimpici è sicuramente un motivo di grandissimo orgoglio. Mi ricordo la prima volta che ho indossato la maglia dell'Italia, questa scritta Italia sulla schiena in realtà per me pesava tantissimo. Sicuramente è il sogno che ho fin da quando sono piccola ed è sicuramente motivo di orgoglio e anche di grande responsabilità, perché in quel momento mi sento di essere un esempio per tantissimi bambini e uno stimolo per loro, quindi mi sento di avere un ruolo molto importante in quel momento. A me la musica piace tantissimo, mi piace tanto ascoltarla, mi rilassa, mi gasa, è un po' una terapia, mi piace proprio tanto. E la mia canzone preferita è una canzone di Tiziano Ferro che si chiama I Fuori a Buio, anche se in realtà prima delle gare sempre di Tiziano Ferro ascolto sempre Sere Nere e la stoppo esattamente in un preciso momento, da lì basta, ci sono, posso entrare in gara. Io pratico nuoto, la cosa che amo di questo sport è che tante volte entro in acqua, che magari sono nervosa, arrabbiata ed esco rinata. È un po' il mio ambiente, è quello che mi isola un po' dal mondo, è il mio tempo per me, quindi sicuramente questo è l'aspetto più positivo dello sport. La cosa che odio di più sono gli allenamenti dove c'è da fare la progressione interna, perché non mi viene mai. A un bullo direi di non focalizzarsi sull'aspetto fisico di una persona piuttosto che su quello che ha sentito dire, ma di mettere da parte questo suo essere superiore e imparare a conoscere le persone, perché solo così riuscirà lui ad arricchirsi come persona e ad essere una persona migliore. Non ho sicuramente portafortuna, non sono molto scaramantica, in realtà penso ad allenarmi tanto e penso che in realtà ciò che arriverà sarà frutto di quello che sono riuscita a fare negli allenamenti, quindi non sono una persona molto scaramantica.